Degli sconosciuti ci hanno provato con me nel mio mondo di Minecraft. È stato molto imbarazzante. Zucchera e Zucchero sono entrati in casa mia e hanno iniziato a dire: oh, facciamo l'amore. E no, ma era casa mia, è il mio mondo e io non li conosco questi qua, chi sono? Ma alla fine, seguimi, facciamo l'amore. Oh! Prima di vedere il video lasciate like e iscrivetevi al canale e commentate quanto fa 7+3. Ah, che bella giornata, finalmente sono arrivato nel mio nuovo town, nel mio nuovo posto. E questo dovrebbe essere casa mia. E qua non c'è ancora nessuno, perché in effetti è un po' inquietante questo posto senza nessuno. Ma tecnicamente il vicinato dovrebbe essere molto bello, anche se non c'è nessuno. Proprio per questo è bello. No. Ciao. Ma ciao, figliolo. Ciao, Dunis. Sì? Cioè, scusi, non volevo essere maleducato. Dimmi, dica, sì. Ma che scostumato che sei. Sono scostumato. No, non solo perché sei carino. Cosa ci fai di bello qui? No, 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 allora, non ci faccio, cioè io, questa è casa mia. Ah, no, ma questa è casa tua, ma cosa stai dicendo? Dici le bugie. No, l'ho comprata con i miei soldi, ma che scusami, come ti chiami? Ti chiami Zucchera, suppongo. Mi chiamo Zucchera. Lo so, c'hai la carta d'identità qua sopra. Allora, Zucchera, cosa ci fai nella mia proprietà? Ma no, questa non è la tua proprietà. Zucchera, vabbè, comunque vai via. Ma no, ma aspetta, non mi cacciare via. Capisco che questa è casa tua, però fin quando non era ancora casa tua, questa era casa dell'amore. Non ti conosco, quindi non ti amo, mi spiace, cioè non so. Ma dai, piccolino, posso entrare? Vabbè, ok. Comunque il vicinato io non credevo che fosse così strano. Allora, questa, come vedi, è la mia umile dimora pagata con i soldi che ho rubato. Credo, suppongo, sì. Oh, ma che birbantelli questi ragazzi di oggi, che birbantelli. Ma guarda che come tu... Come ti piacciono? Cosa? No, quanti anni hai tu? Non si chiede l'età di una donna. Oh no, aiuto. Vabbè, allora, vedi, poi dopo questo è il giardino. Che bello il giardino. Perché c'è un barbecue, io l'ho visto dall'inserzione su blog. Oh, ma che cosa mi dici? Sì, sì, sì. Aspetta, fammi recuperare il mio zainetto. Il tuo zainetto? Ma cos'è che è in questo zainetto, mi dica? Non te lo posso dire, non te lo posso dire. Ho capito. Oh, porca puzzarda, che caspita è questa qua? Porca puzzarda, porca puzzarda, porca puzzarda. Ho paura, ho paura. Che cos'è questa? Ciao, Zucchera, cos'è questa porta? Ma qui è la stanza dell'amore. Ah, col sangue per terra, sì. Ma questo non è sangue, amore mio. Questo è tutto tranne che sangue. Mi viene... Questo, vedi? Questo è esperimento dell'amore. Ok, va bene. Io continuo a credere che sia sangue, però se lo dici tu, ti credo. Aspetta, fammi poggiare qui il mio zaino, devo andare un attimo in bagno. Aspettami qui, non mi guardare. Non c'è dubbio su questo. Ma guarderò il tuo zaino. Che caspita qui dentro sta qua? È una leva. Non so se posso prendergliela, ci picchia. Cosa faccio, gliela prendo o no? Vabbè, tanto non si accorgerà mai. Dai, 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 la prendo, la prendo. Ok. Anzi, me la metto nel mio zaino, così almeno tecnicamente, che però ho lo zaino vuoto, sono un poveraccio che tecnicamente qua non può accorgersi di niente. E quindi oh. Allora, piccolino, che cosa hai fatto tutto questo tempo? Pensavo che questo posto è veramente desolato, cioè non c'è nessuno. Come mai secondo te? Ma perché qui è finita la stanza dell'amore. E quindi non c'è, vedi, caro mio, ci sta un periodo che si chiama il periodo dell'amore, dove tutti vengono in questa casa a fare l'amore. No, no, oh, piano qua, no, 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 io questa casa l'ho comprata e nessuno viene a fare cose in casa mia, ok? Cioè... ma dai, su, piccolino, vieni con me, ti porto, no. Vieni con me. No, 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 allora, dove, perché, dove mi vuoi portare? Ti voglio portare in un posto magico. Che posto? È un posticino. Ok, vediamo. Vedi questa porta, tu qui non devi entrare. Vado un attimo in bagno a farmi bella per te. Torno subito. Sì, ciao. Decisamente io non so chi caspita sia sta qua. Oddio, mi sa che mi ha visto. Raga, allora, non ho intenzione di secondare i piani di questa sporca psicopatica che non è altro
Io però entro qua dentro. Allora, c'è un sangue, c'è in effetti, sembra in effetti una cosa molto zozzenona, perché c'è un letto, come ben vedete, è una cosa molto inquietante. Beh, l'unica cosa che mi viene in mente qua è che c'è un ascensore. E questo ascensore... Porca puzzarda, dove sono finito? Oh no, non vorrei che fosse arrivata, tipo... Oh no, si sta muovendo. Mi sa che ha scoperto che ho scoperto. No, no, devo fare il parkour prima che sia troppo tardi. Arrivi e mi ammazzi. Ma che ci fai? Non mi ha detto di entrare! Che cos'è sto coso? No! Ciao, amore! Non so come funziona sto coso. Zucchera? Che cosa dovrebbe essere questo posto? Dimmi! Tu non dovrevi proprio essere qui! Fermo! No! No! Non mi fai capire giù! Bene! È morta, come vedete! Wow! Ok, cioè non dovrei essere contento che ho ucciso qualcuno, però sono contento perché se n'è andata via da casa mia, per fortuna, almeno così mi posso godere la mia casa. Tecnicamente ora non ci dovrebbero essere più problemi, spero, me lo auguro. Nel caso so che qua c'è la casa della Mori che è tutta quanta bloccata e quindi bloccherò qua qualcuno se arriva. Così almeno, ok, credo che sia una cosa completamente legale. Adesso però, a parte le cavolate, io direi di metterci, preparare la nostra casa perché è tutta zozza. Cioè, devo disinfettare tutto, chissà quale, siccome questa qua mi ha detto che c'era tutta la cosa dell'amore. In altri termini, sarà sporchissima di cose che non devo sapere. Quindi adesso mi devo mettere a pulire la mia casa. Vediamo un attimo se posso trovare i panni qua in... qualche posto. Ecco, questo è il garage con una macchina fatta di lana. Va bene. Perché c'è un'alga in casa mia, raga? Non ha senso questa cosa. Cioè, vedete che questi qua comunque facevano cose? Ciao. Oh, salve. Ma lei chi è qua? Ma che ci fa lei qua? È Naruto? Ho il piacere di parlare con Naruto. No. Ma quando mai? È solo che mi piace farmi bello, visto che era molto bello per me, sono diventato così. No. Allora, ascoltami bene. Puoi uscire da casa mia? Non ti conosco. Ma no, io sono qui, sono nella casa dell'amore, sono qui per fare l'amore. Oh mio Dio, no, non puoi, non si può fare, cioè non, questa è casa mia, l'ho comprata, non c'era scritto sull'inserzione del Blick Book. Esci. No, aspetta, parliamone, vieni qua. Cosa vuoi parlare, dimmi. Allora, tra l'altro questa casa non me la ricordavo così, questa era la casa dell'amore, ora è tutta... non dell'amore. Non dell'amore adesso, certo. Perché non è... Perché ovviamente sai perché non è dell'amore? Perché ci sono io ora, certo. Sì, okay. Ma a me mi hanno detto che qui si fa l'amore. Io adesso voglio fare l'amore, altrimenti non me ne vado. E con chi? Con me? No. Se vuoi. No, perché non ti conosco, mi spiace. No. Vabbè, ma potremmo sempre conoscerci davanti a un bicchiere di Pepsi. No, guarda, allora, ascolta, ma poi in che senso? Tu intendi tipo fare ballare, tipo queste cose qua, no? Io spero che tu intenda quello. No, ma quello è l'inizio, Poi si va un pochino più nei dettagli. No, ok, va bene, i dettagli io non li voglio sapere, però, perché io ti ripeto, sono qua, io non so cosa... Vai in bagno. No, basta raga, allora ragazzi io non so più cosa farmene, cioè perché questa casa ha un chiaro segreto, dimmi, cosa vuoi? Ti stavo soltanto spiando. non spiarmi, senti, guarda, qua c'è, seguimi, facciamo l'amore. Oh, sì, arrivo. Vedi, questa stanza è veramente bella. Oh. La stanza dell'amore. Perfetto, adesso starei qua dentro. No, io voglio fare l'amore, tanto amore. Non mi spiace, adesso arriverà la polizia perché sei entrato in una proprietà privata e non puoi, cioè è stato bello conoscerti. Ciao.